Questo dipinto, che da pochissimo tempo è in questo luogo in cura arcivescovile, è di Alessandro Varotari, detto il Padovanino, un pittore padovano appunto del Seicento. È un dipinto che ha una storia strana e abbastanza travagliata, realizzato per una chiesa di Venezia, Santa Maria Maggiore, nel 1618, tutto sommato poco tempo dopo la sua realizzazione, a fine Settecento, fu indemaniato, acquisito dallo Stato e destinato alla Pinacoteca di Brera, che a fine Settecento e ancor più ai primi dell'Ottocento si andava qualificando come la grande Pinacoteca nazionale, per cui da tutti i territori conquistati da Napoleone, e anche Venezia lo era, i dipinti ritenuti più importanti venivano mandati a Milano. Questo dipinto però è 5 metri e 10 per 5 metri e 70, con dimensioni difficilmente compatibili con quelle pur monumentali dei saloni allora a disposizione della Pinacoteca. Molto presto, dunque, nel 1828, venne dato in deposito a chi grandi spazi aveva, la chiesa di San Simpliciano a Milano, poco distante da Brera, dove restò fino al 1978, quando fu ritirato nell'ambito di una campagna condotta dall'allora soprintendente Carlo Bertelli di recupero delle opere che erano fuori e venne riportato a Brera, dove è sempre stato una sorta di ospite non perfettamente a suo agio. Infatti, gli unici spazi adeguati per accoglierlo erano i grandi saloni napoleonici, dove però c'erano soltanto opere del 1500 al massimo. Io vi ho detto che questo è del 1618 e quindi era al di fuori del percorso abituale e del percorso più logico storico-artistico. In questi mesi si sta ripensando nuovamente l'assetto e il racconto della Pinacoteca, che viene reso, per quanto possibile, o comunque sono queste le intenzioni, pulito, comprensibile, senza salti, e allora il nostro povero Padovanino, ancora una volta, si trova a disagio. All'interno di tutti i lavori di spostamento e di risistemazione si è deciso di cercare un luogo dove un'opera così grande, così monumentale, anche così di qualità, potesse venire valorizzata senza occupare uno spazio all'interno del museo in cui finiva per essere poco parlante, proprio perché al di fuori di un discorso storico. Siamo stati fortunati ad avere la disponibilità dell'Arcidiocesi che ci ha dato a disposizione questa sala assolutamente adeguata in termini di monumentalità. Molto particolare. Siamo nel 911 d.C. Le truppe di Rollone il Camminatore, il duca di Normandia, che stanno conquistando, grazie a soldati di Ventura Scandinavi, aveva soldato i celebri ferocissimi vichinghi, stanno conquistando lentamente i territori di Francia e assediano Chartres, allora nota col nome latino di Carnutum. La città stava per soccombere, ma dagli spalti, e lo vediamo nel dipinto, discende l'arcivescovo Gantelmo sventolando la più importante reliquia che era conservata nella cattedrale, reliquia regalata da Carlo Magno al figlio Carlo il Calvo, che l'aveva regalata a Chartres, il cosiddetto velo della Vergine.
quella che in realtà, secondo la tradizione, era la camicia di lino sottilissima che Maria avrebbe indossato nel momento dell'incarnazione. Quindi una reliquia di straordinaria importanza e di straordinario significato simbolico, che in parte è ancora conservata a Chartres in una delle cappelle del Tornacoro. Padovanino rappresenta esattamente questo momento, che è tutt'altro che frequente nell'iconografia, il momento in cui l'arcivescovo, sventolando quella che il pittore dipinge veramente come una camicia rosata, mette in fuga l'esercito nemico. E lo mette in fuga in modo drammatico. In questo dipinto così ricco di movimenti, Padovanino mette a frutto tutta la sua cultura ancora giovanile. Quando l'ha dipinto aveva circa 30 anni, era tornato da poco da Roma e fonde insieme la tradizione veneta. A sinistra vedete un bellissimo cavaliere che regge una gigantesca bandiera che discende diretto da Tiziano, come da Tintoretto discendono le sciabolate di luci che accendono le armature e le armi. Ma davanti vediamo una serie di nudi, di cadaveri o di soldati che derivano direttamente dagli affreschi di Annibale Carracci a Roma. Quindi un'opera di straordinario aggiornamento.